vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione del direttore dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno, prefetto Paolo Formicola. A nome di tutte le commissarie e di tutti i commissari do il benvenuto al dottor Formicola, accompagnato dai viceprefetti Luca Antonio Collarusso e Francesco Fabio Marzano, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. L'audizione odierna rientra nel ciclo di audizioni dedicato al filone di inchiesta relativo alla stesura di un testo unico della materia, in linea con l'articolo 2,1 lettera n della legge 9 febbraio 2023 numero 12 istitutiva della Commissione. Certamente il contributo del Ministero dell'Interno, che non ha mancato di supportare fin qui il lavoro della nostra Commissione, è di fondamentale importanza, a partire dall'attività di monitoraggio e di analisi sull'andamento dei reati riconducibili alla violenza di genere e in generale sul fenomeno in tutte le sue pieghe. Mi riferisco ad esempio all'importante report I giovani e la violenza di genere, pubblicato nel gennaio proprio di quest'anno. Rinnovo quindi il ringraziamento al prefetto Formicola, al quale do subito la parola. Grazie prefetto. Grazie Presidente, grazie dell'invito, quindi rivolgo un saluto ai parlamentari presenti e il mio personale ringraziamento al Presidente per avermi invitato a riferire dinanzi a questa autorevole Commissione. È per me un onore poter contribuire alle comuni riflessioni sulle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sui profili riguardanti le esigenze di miglioramento della normativa in materia. La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere sono obiettivi ampiamente condivisi che reputo possano essere raggiunti solo attraverso un'azione corale da parte delle istituzioni e della società civile. Da tempo è maturata la consapevolezza che la violenza di genere costituisce un fenomeno complesso che non può essere affrontato con un approccio unilaterale, quale ad esempio quello meramente repressivo, bensì attraverso una strategia di intervento integrata e multidisciplinare, incentrata sull'analisi delle sue cause profonde. Pertanto ogni apporto e approfondimento sul tema, in grado di chiarirne gli aspetti sociologici, psicologici e criminologici, è necessario per ampliare i nostri strumenti di conoscenza e consentirci di individuare linee di intervento più efficaci, soprattutto in chiave di prevenzione. Un punto fermo da cui muovere ritengo possa essere costituito dal fatto che la violenza di genere presenta elementi di carattere strutturale prodotti da gravi pregiudizi e stereotipi che ancora oggi persistono all'interno della società e che alimentano un'intollerabile asimmetria nel rapporto tra uomo e donna. Per affrontare in modo radicale la questione, anche qui credo di far riferimento a una sensibilità ampiamente condivisa, appare indispensabile effettuare un ulteriore scatto in avanti nel percorso di piena ed effettiva affermazione della parità di genere mediante un impegno rinnovato volto alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in ambito familiare, lavorativo e nella vita di relazione. In tal senso la prevenzione e il contrasto della violenza di genere richiedono innanzitutto azioni positive in grado di incidere in profondità sul piano culturale attraverso la promozione in ogni campo dei valori della parità e del rispetto e con una particolare attenzione rivolta alle nuove generazioni, in quanto la violenza di genere non può essere considerata come un mero retaggio del passato destinato a scomparire col semplice decorso del tempo. E questo riferimento è proprio rivolto e riguarda proprio quel report sui giovani che la Polizia di Stato, è un'analisi molto interessante che richiamava la Presidente nell'apertura di questa audizione. Per questa ragione le famiglie, la scuola, le università e il mondo della comunicazione sono chiamati a svolgere un ruolo chiave sul piano educativo e informativo per la promozione della parità di genere in ambito sociale, politico ed economico.
Nel corso degli ultimi anni si sono registrati indubbi progressi in tale direzione, sia dal punto di vista della presa di coscienza del problema che delle politiche legislative. Si sono infatti succeduti nel tempo una serie di interventi normativi che hanno contribuito a delineare precise traiettorie in materia, finalizzate al rafforzamento delle misure a tutela delle vittime. Ricordo la legge 154 del 2001 contro la violenza nelle relazioni familiari, la normativa anti-stalking del 2009, la ratifica del 2013 della Convenzione di Istanbul, che con un approccio integrato tra repressione, prevenzione e protezione ha costituito un vero e proprio giro di boa nella definizione del quadro degli interventi contro la violenza di genere. Ricordo poi il decreto legge 93 del 2013 e la legge sul cosiddetto codice rosso del 2019 e potrei naturalmente continuare l'elenco. In questo progressivo sviluppo normativo l'approvazione all'unanimità della legge 168 dello scorso anno, d'iniziativa dei ministri Roccella, Nordio e Piantedosi, per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica rappresenta a mio avviso un segnale di straordinaria importanza per le istituzioni e per il Paese. Quello raggiunto in sede parlamentare è un risultato che indica come su questi temi sia possibile perseguire un percorso comune mediante un confronto leale ed aperto alle diverse sensibilità. L'intervento normativo in questione, molto complesso e di ampio respiro, affronta numerosi aspetti della normativa in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, attraverso disposizioni che in un'ottica multidisciplinare incidono sul rafforzamento della tutela delle vittime, sulla prevenzione dei fenomeni criminosi e sul percorso di recupero dei relativi autori. Per quanto riguarda i profili di più stretta competenza del Ministero dell'Interno, evidenzio che gli obiettivi di fondo sono quelli di rafforzare l'efficacia delle attività di prevenzione affidate alle forze di polizia e in particolare al Questore, al fine di bloccare il cosiddetto ciclo della violenza, ovvero di intercettare in modo quanto più anticipato possibile i segnali di pericolo nell'ambito delle relazioni interpersonali. Il quadro vigente, infatti, pur consistente ed articolato, ha mostrato in alcuni ambiti applicativi la necessità di intervenire mediante affinamenti finalizzati a coordinare le diverse fasi in cui si esplica l'azione degli apparati statali, dalle forze di polizia alle autorità giudiziarie, al fine di aumentarne la capacità di intervento preventivo e tempestivo. Mi limito a segnalare solo alcuni aspetti di rilievo. Mediante mirati interventi sulle misure di prevenzione personali è stato esteso il perimetro di applicazione dell'istituto dell'ammonimento del Questore, già contemplato per le ipotesi di violenza domestica e di atti persecutori, prevedendolo anche in relazione a fatti riconducibili ai reati consumati o tentati di violenza privata, minaccia aggravata, diffusione illecita di immagini o video e sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn, violazione di domicilio o danneggiamento. Si tratta, a ben vedere, di fattispecie che possono avere una valenza fortemente sintomatica di situazioni di pericolo per l'integrità psicofisica della persona, ovvero rappresentare episodi prodromici rispetto a forme di violenza ancora più gravi. È stato anche previsto l'aggravamento della pena fino a un terzo e la procedibilità d'ufficio per i reati sopra richiamati, realizzati nell'ambito di violenza domestica, quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui protezione è stato già adottato un ammonimento. Un'altra novità introdotta all'intervento normativo in commento, particolarmente meritevole di attenzione, è rappresentata dall'introduzione di una nuova ipotesi di arresto in flagranza differita, per fronteggiare i casi, tra l'altro, di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché per le ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi e stalking. Sempre in chiave di tutela rafforzata delle vittime, è stato previsto che l'organo di polizia procedente, per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362,1 ter del Codice di Procedura Penale, commessi in ambito di violenza domestica, che vanno a titolo di mio esempio dal tentato omicidio ai maltrattamenti, dalla violenza sessuale agli atti persecutori fino alle lesioni personali, qualora rilevi l'organo di polizia dalla l'esistenza di concreti e rilevanti elementi che prefigurano il pericolo di reiterazione delle condotte, ne dia comunicazione al prefetto affinché questi possa adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa. È stata anche potenziata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ampliandone la platea dei destinatari e prevedendo, previo consenso dell'interessato e verifica della fattibilità tecnica, l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti degli indiziati di reati in materia di violenza di genere.
Importante sottolineare che in un'ottica di maggiore integrazione ed efficacia degli interventi facenti capo a diversi attori istituzionali è stata rafforzata la circolarità informativa tra autorità giudiziarie e autorità di pubblica sicurezza a fini dell'adozione dei provvedimenti di tutela delle vittime. Si è inteso intervenire anche sul quadro delle misure di sostegno economico nei riguardi delle vittime dei reati violenti. In particolare è stata introdotta la possibilità di corrispondere una provvisionale in favore della vittima o in caso di morte degli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione effettiva alla persona offesa. La provvisionale ha carattere di ristoro anticipato del pagamento definitivo che avverrà in misura completa solo dopo la definitività del giudizio penale. Si tratta di una misura concreta che risponde a situazioni di particolare vulnerabilità delle vittime. Credo in sostanza che l'intervento normativo in questione, l'ultimo di questa legislatura, quello adottato da questo governo e diciamo arricchito dal dibattito parlamentare, proprio per la sua varietà di contenuti e per le finalità perseguite, possa rappresentare un deciso cambio di passo nell'azione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, essendo orientata ad aumentare il tasso di effettività e di incisività delle misure poste a tutela delle potenziali vittime del fenomeno. Un ulteriore profilo di importanza cruciale in materia è legato sul piano operativo all'azione sinergica e costante dei vari attori istituzionali interessati alla tutela delle vittime. Sempre con specifico riferimento all'amministrazione dell'interno, rammento che già a partire dall'entrata in vigore della legge sul cosiddetto codice rosso, la Polizia di Stato ha promosso lo sviluppo di specifici protocolli di intervento d'intesa con le amministrazioni locali, le autorità, le aziende sanitarie locali, gli uffici scolastici provinciali, i centri antiviolenza e le associazioni che si occupano della tutela delle donne. Anche il progresso tecnologico contribuisce a fornire utili strumenti operativi. Al riguardo, tra le iniziative più recenti a supporto dell'attività di pronto intervento volta ad anticipare la soglia della prevenzione della violenza, va segnalato l'applicativo Scudo, frutto di uno specifico progetto elaborato dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, che consente di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi delle forze di polizia nei confronti di vittime di lite o violenza, permettendo di calibrare al meglio l'azione operativa. Ed ancora l'applicativo UPOL, già previsto per bullismo e spaccio di droga, consente ora la possibilità di una richiesta diretta di assistenza alle sale operative delle questure per episodi di violenza di genere, anche mediante segnalazioni in forma anonima. Sul piano operativo è anche importante creare interconnessioni stabili tra istituzioni, enti e associazionismo di settore per realizzare un sistema di risposta unitario, coordinato e integrato. A tal fine le prefetture sono costantemente impegnate nella sottoscrizione di numerosi protocolli d'intesa e di specifiche progettualità in materia di violenza di genere, con la finalità di realizzare una costante circolarità informativa e forme di intervento integrato, nonché diffondere best practice tra forze dell'ordine, magistratura, enti locali, servizi sociali e sanitari, istituzioni scolastiche, universitarie ed enti del terzo settore. Come noto, uno degli aspetti problematici della violenza di genere è costituito dalla difficoltà che spesso le donne incontrano nel denunciare gli episodi di prevaricazione e di sopraffazione subiti. Appare dunque di fondamentale importanza far emergere la cosiddetta cifra oscura dei fenomeni di violenza, con interventi finalizzati a creare condizioni favorevoli per superare quella condizione di isolamento e di solitudine delle vittime che spesso impedisce di rompere il muro del silenzio. In tale direzione assume una particolare rilevanza anche la formazione professionale degli operatori di settore che vengono a contatto con le potenziali vittime. Anche in tale ambito le forze di polizia sono da tempo impegnate a sviluppare specifiche progettualità, come ad esempio l'allestimento presso le questure e le strutture dell'Arma dei Carabinieri di appositi spazi dedicati, accoglienti e riservati, ove le vittime possono essere ascoltate da personale specializzato. Inoltre la legge cosiddetta Codice Rosso ha previsto la formazione obbligatoria del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Penitenziaria, che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere. Sono pertanto programmati e realizzati in maniera continuativa, organica e sistematica appositi corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento obbligatori che consentono di elevare il livello di professionalità del personale chiamato a operare nei diversi e delicati contesti in cui si possono manifestare forme di violenza di genere.
Come accennavo in precedenza, un altro aspetto chiave nell'attività di contrasto alla violenza di genere è costituito dalla capacità di intercettare precocemente alert e situazioni di pericolo. Anche perché molto spesso la violenza fisica non è improvvisa o estemporanea, ma rappresenta l'esito di un lungo processo di condizionamenti psicologici e di sopraffazione. In tale ambito la Polizia di Stato ha messo a punto moduli operativi nelle attività di primo intervento al fine di prevenire possibili escalation di violenza e tenendo primariamente in debito conto l'esigenza di un corretto approccio degli operatori verso le condizioni di particolari vulnerabilità della vittima. Con la diffusione a tutte le questure del protocollo EVA, acronimo che sta per esame violenze agite, a partire dal 2017 e successivamente con gli indirizzi operativi adottati a seguito della citata legge sul codice rosso, sono state pertanto aggiornate, implementate e affinate le procedure di pronto intervento per episodi di violenza di genere. Lo scorso maggio, inoltre, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha adottato le linee guida in materia di prevenzione personale, con l'obiettivo di dotare gli operatori di uno strumento di supporto informativo e di formazione che dedica, tra l'altro, ampio spazio alle misure previste in materia di violenza di genere, evidenziando non solo le novità normative, ma anche le più recenti tendenze giurisprudenziali in materia. Lo ritengo un lavoro prezioso, ben costruito, di grande chiarezza e quindi capace di generare effetti molto positivi sul piano applicativo, oltre che su quello strettamente informativo. Un altro aspetto rilevante del fenomeno in questione è legato all'uso della rete, rispetto alla quale un focus operativo delle forze di polizia è rivolto alla prevenzione e al contrasto di episodi riconducibili allo stalking e alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn. Contestualmente all'acquisizione della denuncia, gli specialisti del servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni procedono immediatamente a rilevare le immagini e i video segnalati dalla vittima, individuando gli elementi essenziali per poter procedere, una volta informata l'autorità giudiziaria, all'acquisizione dei dati telematici necessari all'individuazione del responsabile. Parallelamente viene svolto un monitoraggio approfondito per l'individuazione di eventuali repliche dei predetti contenuti su altri spazi web, siti, blog, social network, allo scopo di rilevarne il reale grado di diffusione e procedere alla loro rimozione. L'attività strettamente operativa delle forze di polizia si accompagna in chiave di complementarità alla promozione di collaudate campagne di informazione e sensibilizzazione. A titolo esemplificativo segnalo l'iniziativa Progetto Camper, il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere, che ha la finalità di creare un contatto diretto con un'equipe multidisciplinare specializzata, pronta sia a raccogliere le testimonianze di chi ha timore di accedere agli uffici delle forze di polizia per sporgere denuncia, sia a fornire informazioni sui possibili strumenti di tutela. Le strategie di prevenzione contemplano anche lo sviluppo di iniziative educative nelle scuole con l'obiettivo di fornire utili strumenti di conoscenza a famiglie, insegnanti e minori e di sensibilizzare alla comunicazione di segnali d'allarme e possibili situazioni di rischio. Anche la raccolta dei dati è estremamente utile per accrescere la conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne. In tal senso la legge 53 del 22 attribuisce al Ministero dell'Interno il compito di dotare il Centro di Elaborazione dei Dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di funzionalità che consentono di rilevare per 32 fattispecie di reato ogni elemento utile a definire la relazione autore-vittima. La nuova procedura per la raccolta dei dati è stata avviata il 1 gennaio di quest'anno ed è accompagnata da una specifica attività di formazione da parte delle singole forze di polizia. Vengo ora alla questione riguardante la tematica dell'elaborazione di testi unici a cui la legge istitutiva di questa commissione parlamentare fa espresso riferimento. Ho letto con interesse gli interventi svolti innanzi a questa commissione dai colleghi capo legislativo dei ministeri interessati e dalla Presidente Quadri, capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mi sembra sia emersa un'ampia disponibilità a lavorare in tal senso, accompagnata dalla condivisione circa l'opportunità di esplorare i possibili margini per l'elaborazione di uno o più testi unici in grado di migliorare la completezza e la coerenza della legislazione vigente. Dal punto di vista metodologico ritengo molto utili i contributi sinora forniti perché consentono di sviluppare un approccio al tema arricchito dalle specifiche competenze e dai particolari punti di vista sottesi all'azione dei diversi dicasteri interessati alle problematiche della violenza di genere.
Come è apparso evidente in alcuni dei contributi svolti in questa autorevole sede, va anche approfondita la scelta riguardante il tipo di testo unico da emanare, ovvero se meramente compilativo e quindi riepilogativo degli assetti normativi, oppure innovativo, ciò comportando una delega legislativa dotata di principi e criteri direttivi allo scopo. In tal senso possono essere senz'altro utili la ricognizione delle disposizioni vigenti già avviata dagli uffici del Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa e quella svolta dall'Osservatorio Permanente del Ministero della Giustizia, in modo tale da disporre di un materiale normativo già selezionato e quindi funzionale alle valutazioni in merito all'architettura complessiva dell'iniziativa che questa Commissione intenderà adottare. Preciso solo che, come evidenziato anche da altri colleghi, va rispettata la collocazione nel codice penale delle disposizioni che hanno previsto nuovi reati, così come va mantenuta all'interno del codice antimafia la disciplina delle misure di prevenzione che attualmente sono lì collocate, laddove la loro portata applicativa faccia riferimento a situazioni ad ampio spettro e non pertanto esclusivamente riconducibile alla violenza di genere. Da parte del Ministero dell'Interno vi è la piena disponibilità a collaborare a interventi di codificazione in materia volti a migliorare il coordinamento legislativo in una prospettiva di sempre maggiore chiarezza e coerenza della normativa vigente, anche al fine di rendere più efficace la risposta delle istituzioni sul piano della prevenzione e del contrasto, in tal modo migliorando la sicurezza delle donne. Vi ringrazio e sono ovviamente a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento. Grazie Presidente. Grazie Prefetto Formicola, io chiedo alle colleghe e ai colleghi collegati se ci sono domande per il Prefetto, se no intanto gliene faccio io qualcuna, ma forse che scollina il perimetro dell'argomento del testo unico e magari qualche indirizzo. Secondo lei, mi sono appuntato no, mentre faceva la sua relazione, se so che è una domanda un po' difficile, ma se quali tra le misure di pulizia, anche quelle, no? Perché noi leggiamo sempre più ricorso all'ammonimento, anche alla flagranza di ferita, quale si stanno rivelando più significative, proprio nelle più, come dire, con gli effetti migliori. E poi lei ha fatto riferimento ad un'app importante che è la UPOL, se magari fa avere anche in un secondo momento la Commissione qualche dato sulla sua applicazione, se si rivolgono solo le giovanissime, perché poi spesse volte l'informatica è appannaggio solo delle giovanissime, o se magari è uno strumento che invece trova anche un'espressione in donne più mature e quindi capire anche che diffusione ha questa app, magari se ci vuole mandare una nota a margine di questa audizione. Raccogliamo tutte le domande, poi mi pare di capire che ci sia collocata l'onorevole Ferrari. Prego, onorevole. Grazie, sì, buongiorno a tutte e a tutti. Mi sentite? Sì, la sentiamo e anche la vediamo. Grazie, ringrazio il dottor Formicola per questo intervento molto preciso e puntuale. Ho due domande. Una riguarda alcune questioni che sono rimaste aperte nel nostro dibattito parlamentare lo scorso anno sulla legge da lui stesso citata e riguarda il tema controverso del utilizzo e dell'estensione dello strumento dell'ammonimento. Personalmente condivido con lui la lettura di questo come strumento capace di fare, diciamo, prevenzione, comunque di cercare di evitare l'aggravamento delle situazioni, essendo intervenendo in un momento magari in cui ci sono sintomi di un disagio o comunque lui parlava di episodi prodromici, di situazioni che possono essere più gravi, e su questo sono assolutamente d'accordo. Quello che ci viene però segnalato è che se in conseguenza dell'utilizzo di un ammonimento non c'è una opportunità, un'occasione, una possibilità di verificare che cosa succede in casa della vittima dopo
che il maltrattante ha ricevuto l'ammonimento, noi rischiamo di lasciare la donna in balia di una situazione che può, diciamo così, essere rivendicativa, peggiorativa e in mano appunto al suo oppressore. Quindi le chiedo se nel suo ruolo proprio dall'interno ci può rassicurare sul fatto che ci sono occasioni in cui le forze dell'ordine successivamente hanno la possibilità di monitorare che cosa succede, perché questo è un elemento che rimane vulnerabile altrimenti. E l'altra domanda che le faccio riguarda la formazione. Noi siamo profondamente convinte che la formazione degli operatori, e in questo caso appunto diffusa anche delle forze dell'ordine, sia anch'essa un elemento fondamentale nel contrasto e nella prevenzione. Lei ha parlato di formazione obbligatoria che noi stessi abbiamo inserito nella legge, ma che era già nel codice rosso, che è continuativa. Io le chiedo se lei ha numeri anche della diffusione di questa formazione, cioè se è continua e anche molto largamente diffusa, o se riguarda, diciamo così, solo alcuni settori delle forze dell'ordine, quelli più direttamente interessati, mentre noi riteniamo che una competenza, seppur non necessariamente approfondita, ma su questi temi debba essere patrimonio comune di tutte le forze dell'ordine, anche quelle che non necessariamente hanno in automatico rapporti con le vittime. Grazie. Grazie, onorevole Ferrari, lascio la parola al prefetto Formicola, grazie. Allora, dunque, vado in ordine con le domande del Presidente. Quale degli strumenti che abbiamo introdotto con la legge, insomma, la legge Piantedosi, Roccella, Nordio, quale di questi strumenti sta dando qualche... Allora, io su questo ovviamente non ho dati disponibili, nel senso che non ho... Io posso rifarmi ai lavori preparatori del disegno di legge quando abbiamo costruito quell'ipotesi normativa che poi ha trovato il suo percorso parlamentare, come abbiamo detto, secondo me di grande importanza. E nel fare questo tipo di costruzione normativa ci siamo confrontati ovviamente insieme con i colleghi di giustizia e con i colleghi di pari opportunità e famiglia con chi operativamente è sul campo, in particolare conoscerà benissimo l'attività della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, del Servizio Centrale per la Prevenzione, che sta spendendo molte, molte energie, come le linee guida recentemente adottate dimostrano. Loro, diciamo così, quello che ci restituiscono il personale operativo, chi ha fatto per tanti anni attività sul territorio, è proprio perché diciamo così, ha dimostrato grandi capacità nell'attività territoriale, poi è arrivato a svolgere funzioni dirigenziali a livello centrale, nell'ambito della Direzione Centrale Anticrimine. Ci dicono che non c'è uno strumento, non c'è una diciamo così, azione che può raggiungere quegli obiettivi di intercettare il ciclo di violenza, bloccarlo. Sono una serie di misure che vanno tutte quante combinate e che sappiamo che forse sicuramente quello dell'ammonimento, e qui poi possiamo anche riprendere il discorso dell'onorevole Ferrari, l'ammonimento senz'altro è quello che ci dice, ci fa capire che scatta immediatamente diciamo, l'alert, no? E quello che diceva l'onorevole Ferrari è, diciamo così, è un po' tutto collegato tra l'ammonimento, quali effetti può produrre e anche come mi sembra di aver capito dall'intervento dell'onorevole Ferrari, possibili effetti controproducenti di questo ammonimento, perché se poi non c'è una attività di prossimità, di vicinanza con la vittima da parte
delle forze di polizia, il rischio è proprio quello che si può. E quindi in questo senso la formazione, che diceva sempre l'onorevole Ferrari, è fondamentale. Una formazione che magari potrò poi fornire qualche dato in una fase successiva, ma è una formazione che, mi sento di poter dire, viene rivolta a tutto il personale delle forze di polizia, nel senso che non si copre soltanto il personale che ha competenze specifiche nel settore, perché ormai il fenomeno della violenza di genere, di questo tipo di diciamo aggressione alle donne, è talmente diffuso e si intercetta in qualsiasi attività operativa delle forze di polizia, che devono essere tutti quanti preparati a gestire situazioni di questo genere. Quindi non mi sento di poter dire che riguarda tutto il personale. Dobbiamo, attraverso la formazione, evitare che ci sia un effetto, diciamo, controproducente di ogni misura di prevenzione, non solo dell'ammonimento, perché se si adotta la misura di prevenzione e poi si lascia non la si accompagna con una serie di verifiche, di controlli e di attenzione, sicuramente questo può creare anche effetti controproducenti, anche effetti, diciamo così, ancora più aggressivi. Sul dato che mi chiedeva la Presidente sul UPOL, è chiaro che, immagino, adesso poi i dati li controllerò, come si dice, tornando a casa, ma è chiaro che questi applicativi che vengono messi, diciamo così, a disposizione dei cittadini sono spesso molto più accessibili, molto più fruibili da parte dei giovani, che da un lato hanno una maggiore dimestichezza con lo strumento, dall'altro c'è anche una maggiore, diciamo così, ritrosia a utilizzarli invece per situazioni di difficoltà. Magari utilizzano gli applicativi per fare altro, e magari questo è. Però è chiaro che è un lavoro in progress, è la disponibilità di uno strumento che deve essere compreso, diffuso, e questo servono tutte le attività di sensibilizzazione che abbiamo messo in campo. Penso di aver più o meno toccato quasi tutti gli argomenti, quindi. Grazie Prefetto Formicola anche per l'integrazione dei dati che poi invierà a questa commissione. Io la ringrazio, ringrazio anche i colleghi, il dottor Colarusso, il dottor Marzano per la presenza, e quindi, se non ci sono altri interventi, dichiaro conclusa l'audizione. Grazie per il supporto al nostro lavoro. Grazie dottore.